L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Questa sera in diretta alle 19.30 qui sui 99.8 di Radio Yes. Buonasera ad Antonio Felici, ma buonasera soprattutto a Vittorio Sgarbi. Eccolo. Buonasera Sgarbi, come va? Va bene, bene. Passato un buon weekend, mentre la Lega propone gli eserciti regionali, questa è tra le novità di giornata. Cosa propone la Lega? Gli eserciti regionali, la proposta di legge, regionali. Sì, battaglioni di volontari, 1000 uomini per regione addestrati da eserciti e carabinieri che siano pronti ad intervenire in caso di calamità. Poi, sì, beh, di calamità? Sì, di calamità o altrimenti anche disposti a mobilitarsi per l'ordine pubblico, quindi anche su richiesta magari dei governatori locali, del Consiglio dei Ministri. Le forme di volontarismo vanno bene, non ho capito se questa funzione sia quella di respingere l'extracomunitario oppure di riparare i danni di un nubifragio, di un terremoto. Nella seconda ipotesi possiamo dire che grazie ai volontari l'alluvione di Firenze ha limitato la tragedia che poteva essere, insomma, e quindi tutti i volontari, di qualunque regione siano, per finalità come quelle che avete descritto, sono benvenuti. Senta Sgarbi, più in generale sul discorso della Lega, nelle varie trasmissioni dei giorni scorsi è emerso un concetto che poi io stamattina ho trovato sintetizzato in un editoriale di Galli della Loggia sul Corriere della Sera, cioè che la Lega come dire, è più partito di lotta che partito di governo, nel senso che fa fatica a calarsi nel ruolo della forza politica che deve pensare, come dire, al bene di tutta l'Italia e non solo di una regione della Padania. Lei questo punto di vista lo condivide o in generale cosa ne pensa? Ma non ho letto l'articolo di Galli della Loggia perché ero a Madrid questa mattina, quindi i giornali non li ho letti, ma mi pare che così come è formulata l'affermazione di Galli della Loggia sia smentita dal generale riconoscimento delle capacità e anche dell'impegno e dell'equilibrio anche rispetto a una posizione, quella del ministro dell'interno, pur indicato da un partito, diciamo, di una sola parte dell'Italia come la Lega, di Maroni. Quindi il comportamento di Maroni mi sembra che abbia generalmente raccolto molte meno critiche di tanti altri ministri che sono invece stati indicati da partiti nazionali. Ecco, ma se posso, che non possa essere ritenuta nazionale anche la Lega. Scusi se la interrompo, se posso integrare, siccome Galli della Loggia parlava proprio di Maroni e sosteneva questo, cioè che Maroni, quando si tratta di arrestare i mafiosi, i camorristi, insomma fare una forte ed efficace azione contro la criminalità, ha dimostrato di poter ottenere sì, risultati straordinari, grande decisione. Un gran bel ministro, in sostanza, tanto per sintetizzare. Invece sulla questione immigrati il fatto di appartenere alla Lega lo ha bloccato un po', questo sempre il parere di Galli della Loggia, ecco. Sì, sicuramente indiziaria, nel senso che allo stato della situazione il problema non è risolto, ma non è risolto neanche dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania. Cioè, il fatto che per noi sia più difficile è perché siamo la frontiera dell'Europa, come dicono giustamente molti, fra cui Salvini, quindi non è che dobbiamo farci carico di tutto il flusso migratorio. Avevo suggerito, anche un mio amico aveva suggerito a Berlusconi, di prima delle barche Grimaldi indirizzarla verso Marsiglia e vedere se invece di essere accolti come sono a Lampedusa gli emigrati o i disperati, vengono accolti anche a Marsiglia, perché non si capisce che noi dobbiamo avere un problema semplicemente perché siamo più vicini. Quello che punto il problema è ovviamente di tutti, e la mancata soluzione del problema da parte di Maroni è nell'eccesso di impegno che si richiede a un ministro italiano rispetto al ministro francese o a quello spagnolo o a quello di una qualche, ecco, poi non ci sono molte altre, Spagna e Francia potrebbero essere messe in gioco. E allora proviamo a vedere cosa farebbero loro. Quindi mi sembra che anche la posizione di Mantovano, lo spostamento a Manduria e tutto quello che abbiamo visto siano dei tentativi che non ottengono un
generale consenso, neanche una soddisfazione piena da parte delle persone che hanno maggiore apertura e tolleranza, cioè non dico di quelli che come Bossi dicono fera di balla, che tutti pensano ma che soltanto lui dice, ma di quelli che invece mostrano lo spirito dell'accoglienza. Certo, ma perché deve accogliere sempre soltanto Lampedusa o sempre soltanto Manduria o sempre soltanto la Sicilia? Da questo punto di vista è evidente che un ministro in Italia si trova con un problema più complesso che non quello del combattere la mafia, su cui non esiste, ci sono dei luoghi dove la mafia è più forte, ma il metodo non può prevedere due soluzioni, si condanna e si combatte. Dall'altra parte invece non si condanna e non si combatte, ma farebbero lo stesso i francesi e gli spagnoli, e sarebbe da misurare, almeno fare un tentativo. Quindi Malta pare che non abbia assunto una posizione di apertura come l'Italia. Quindi perché allora soltanto a noi è chiesto quello che agli altri non è chiesto, o per la distanza o per una diversa considerazione della resistenza al flusso? Per cui non mi sembra che Maroni abbia fatto nulla di sbagliato, se non cercare di affrontare un problema più grande di lui e di noi. Cioè, il problema degli immigrati è più grande dell'Italia, è un problema che riguarda tutti i paesi occidentali sviluppati, in cui si presume che si possa trovare una condizione di vita e di lavoro che chi sta a Tunisi, in Libia o altrove vede per mille ragioni molto più difficile e incerta. Quindi questo mi pare il dato per cui non ci sono gli elementi per giudicare negativamente Maroni. Ecco, ma sul fatto che questo deve essere un problema dell'Europa e non solo dell'Italia, e poi non solo di certe regioni d'Italia, mi pare che si possa essere d'accordo più o meno tutti. Però la domanda che le volevo fare è questa: adesso, al di là di Maroni, no, in generale parlando del governo, indipendentemente da come uno pensa che il problema debba essere risolto, cioè accogliendo o respingendo, lei non pensa che sarebbe stato necessario organizzarsi un po' prima per evitare quello che abbiamo visto a Lampedusa? Perché voglio dire, anche per respingere bisogna che uno si organizzi, no? Sì, ma a parte respingere, il fatto che il problema non riguardi solo noi è stato riconosciuto in maniera molto forte e precisa dal primo ministro francese Fillon, quindi questo vuol dire che stiamo parlando di una cosa che non è soltanto un punto di vista italiano, ma è un punto di vista anche della nazione che ha aperto il fuoco per prima contro la Libia e che si rende conto che non possiamo essere gli unici a patire il danno di un'impresa comune e oltretutto indicata da una risoluzione dell'ONU. Ma il tema dei restringimenti, che non sono certo la soluzione, ma sono una soluzione repressiva, rispetto però a una posizione lassista da parte della Tunisia, come credo sia venuto fuori oggi nell'incontro con Berlusconi, sì, pone una questione diversa che andava scelta all'inizio, quando io l'ho suggerita a Berlusconi, e vedo che dopo 5 o 6 giorni o 10 giorni Maroni l'ha ridichiarata, cioè non dovevamo dare le basi per gli attacchi in Libia. Posizione che non sarebbe fatto uscire dal patto atlantico, dalla risoluzione dell'ONU, ma sarebbe messo nella condizione di dire: noi abbiamo un problema di economia locale, mi riferisco al caso che mi riguarda di più, che è Trapani-Birgi, che anche grazie alla mia presenza come sindaco è diventato un aeroporto dove arrivano 1,5 milioni di persone che vogliono dire turismo nella provincia di Trapani, Terseri, Nunte, Segesta, Mozia, Marsala, Salemi e tutti i luoghi che sono legati a quell'aeroporto, e vogliono dire conseguentemente lavoro per le persone che sono lì di origine siciliana, e quindi lavoro per i siciliani. Noi a questo punto chiudiamo l'aeroporto di Birgi, due effetti otteniamo: che non arrivano più 1,5 milioni di persone, quindi perdiamo il lavoro di quelli che stavano nelle strutture di accoglienza turistica e che avevano trovato finalmente un lavoro, e dobbiamo dare lavoro a quelli che non ce l'hanno e che vengono a chiederlo a noi, pensando che l'Italia, la Sicilia in questo caso, sono luoghi ospitali dove riuscire. Io ho sentito molti di questi migranti dire che volevano vivere e lavorare in Italia. Però quindi abbiamo ottenuto due danni invece di un vantaggio, cioè abbiamo perso il lavoro per i nostri e non abbiamo il lavoro da dare agli altri. Allora, se noi avessimo dovuto valutare una necessità non legata al nostro interventismo, ma a una serie di necessità anche forse di minor peso, se noi non fossimo intervenuti,
avremmo comunque avuto il vantaggio di non perdere tutto il lavoro legato all'area dell'aeroporto di Trapani. Quindi questa era la scelta da fare, non dare le basi, o perlomeno non dare la base di Trapani. La Francia vuole andare, parta dalla Corsica o partono dalla Spagna, dove devono partire, perché devono partire da noi creandoci questo doppio danno. Quindi non era molto facile, una volta scelto, di dare le basi e aderire alla risoluzione dell'ONU in maniera così interventista, risolvere la questione. Infatti Maroni, dopo che io non ho ottenuto, perché Berlusconi si è trovato solo, pur pensando anche lui che era meglio non dare le basi, ma non ha voluto non darle, così ha dichiarato universalmente, e anche a me che l'avevo espressamente chiesto come sindaco di Salemi, Maroni ha detto dovremmo togliere le basi per gli aerei della NATO, e lo dice, l'ha detto credo 3 giorni fa, io mi sono molto compiaciuto, però se lui ha un governo che fa l'opposto di quello che lui pensa giusto e che consentirebbe quindi una soluzione, è evidente che quella soluzione non la può dare perché non c'è, no, non la può dare perché è della Lega, non c'è la soluzione. Se il ministro fosse Galli della Loggia o se fosse un esponente della sinistra, la soluzione non ci sarebbe. Certo. Ci sarebbe stata se non avessimo dato le basi, perché intanto avremmo mantenuto i nostri posti di lavoro e forse avremmo potuto averne anche 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 aree stagionali per le vicende relative all'incremento turistico di cui io vi ho parlato. E però se Maroni lo pensa, e lo penso anch'io, e il governo fa l'opposto di quello che lui pensa, non è che lui può dire allora io non mi sono preparato. Il governo è andato nella direzione diversa da quelle che erano le mie volontà e aspettative, quindi io non sono più uno che fa prevenzione ma uno che fa riparazione. Bene. È presto detto che Galli della Loggia ha torto, perché la prevenzione poteva essere nella sua visione, ma la sua visione non è stata quella condivisa dal governo, anche contro il sentire di Berlusconi. Però questo è il quadro, quindi se io devo reprimere invece che prevenire, non è perché non ho pensato di prevenire, è perché non sono stato messo nelle condizioni di prevenire, secondo i criteri che ho detto fin qua. Ragionamento apparentemente macchinoso ma molto semplice, che è una contraddizione interna, non della Lega rispetto al governo, ma del ministro degli interni, anche leghista, rispetto a una visione condivisa anche dal Presidente del Consiglio, ma che non si è potuta, torto collo, perseguire. Nonostante le posizioni mie, che ero comunque eccentrico, ma anche quelle istituzionali della Lega dichiarate, di Pietro dichiarate, di Diliberto dichiarate, di Vendola dichiarate, di una parte di pacifisti dichiarate, perché abbiamo scoperto improvvisamente che in Italia sono interventisti sia sinistra che destra, e la sinistra questa volta anche di più. Di fronte a questo interventismo, cui si è accomodato anche, si è adattato anche Berlusconi, quell'altro è rimasto, come dire, preso in contropiede. Ma quello che fa Maroni non è un intervento, è un contropiede, e quindi non vedo che ha, non, poi io sono buon amico suo, ma non devo affatto difenderlo. Mi pare che il quadro che io ho descritto sia esattamente quello che è accaduto, che si è presentato. Quindi una Lega e di lotta ma anche di governo, in ma sostanza è la sua sintesi. Se no? Però il governo va dalla parte opposta a quello che il ministro ritiene, allora la funzione repressiva, peraltro molto contenuta, che ha dovuto adottare o ha dovuto minacciare, è inevitabile rispetto a quella preventiva che voi mi state chiedendo, che non ci poteva essere, che Galli della Loggia non poteva chiedere, perché sarebbe stata preventiva se Maroni avesse voluto avere il governo che andava nella direzione della sua idea di prevenzione. Se il governo non ci va, che devi fare? Garbi, noi dobbiamo fermarci qualche istante per la pausa, torniamo tra pochissimo.